Può venire qua, per favore? Salvini, come è andato questo incontro? Come è andato l'incontro? Come è andato? Gli abbiamo detto quello che pensiamo, ossia che fra i requisiti base del Presidente della Repubblica deve essere una persona che è stata eletta dal popolo, almeno una volta nella sua vita e non calata dall'alto, e non deve essere complice dei disastri europei e della nascita dell'euro. Quindi questi sono i due prerequisiti base che per la Lega sono fondamentali per il prossimo Presidente della Repubblica. E cosa vi ha risposto Renzi? Ha preso nota e vediamo se... Noi ci siamo, non stiamo sui tetti perché siamo pagati per dare delle risposte agli italiani. Il Presidente della Repubblica sarà fondamentale nei prossimi 7 anni. Se avrà questi requisiti, ossia di essere amico degli italiani e non tanto di Bruxelles, delle banche, della finanza e degli amici dell'euro, un pensierino potremmo farcelo. Ma da Renzi è arrivato qualche tipo di apertura o solo presa nota? Nomi niente. E profili? Siamo rimasti d'accordo sul fatto che ci farà sapere qualcosa. D'altronde lui ha i numeri, lui è forte, lui ha 400 voti, noi siamo piccolini. Se riusciremo a condizionare in senso secondo noi positivo l'elezione del Quirinale, ne saremo solo contenti. Ma di Mister avete parlato, Salvini? Prime 3 votazioni cercheremo di proporre un candidato di centrodestra al centrodestra che non ha voglia di votare scheda bianca. Ma vi ha fatto un identikit, un profilo nome. Più politico? Un che nome? Un nome non ci ha fatto cambiare. Nomi, profili... Nel pomeriggio, una cosa alla volta. Adesso abbiamo parlato con quello che lo elegge, Presidente della Repubblica, poi tanto vediamo. Ma vediamo. Abbiamo un accordo tra Renzi e Berlusconi? Cioè temo quello che è già in corso. Quindi, queste consultazioni siano un po' inutili. Noi ci siamo venuti sperando di non aver perso tempo e proponendo seriamente dei requisiti per un Presidente della Repubblica credibile. Se ci hanno fatto solo perdere tempo, avremo perso mezz'ora della nostra vita e saremo ancora più cattivelli in aula. Salvini, ma quest'asse Berlusconi-Alfano che si sta creando sul Quirinale vi taglia fuori anche il futuro del centrodestra? Ha visto le politiche economiche e fiscali che sta attuando il governo Renzi? È Berlusconi che si taglia fuori dal centrodestra se fa un asse con Alfano.